Tudork ha tre problemi. Anzi, quattro, perché il primo sono io, chiaramente. No, il primo problema è che purtroppo sono malato, perciò se svengo o comincio a parlare di sogni ad occhi aperti, sapete perché, ma non dovrebbe essere un problema, sarò solo un po' più lento e un po' meno energetico del solito. Il secondo problema è che questo talk è nato come un'analisi da parte mia di che cosa significa essere uno sviluppatore italiano e quali sono i limiti che essere italiani ci dà e quali sono i benefici che spesso non usiamo. Era più un talk volto agli studenti, non mi immaginavo di farlo di sabato sera, quindi pensavo di farlo prima della GERM, quindi alcune parti di questo talk sono un po' pragmatiche, queste sono le cose che si possono fare, e alcune parti di questo talk invece sono più personali, più una storia, quindi cosa è successo però? Che io pensando a questo talk mi sono reso conto che non solo posso pensare a cosa significa essere uno sviluppatore italiano, ma anche a cosa significa fare giochi che si sentono italiani, no? La sensazione di essere italiani. E che quindi c'era più dell'essere italiano, oltre che il modo in cui io mi comporto come sviluppatore, ma anche i miei prodotti, i miei giochi, i giochi degli altri. E quindi ha un'identità un po' strana, perché parte con una mia storia, poi diventa suggerimenti e poi diventa di nuovo un'analisi dell'essere italiani, ma questo può diventare una forza, perché penso possiamo discuterne assieme di cosa significa per voi essere italiani, e questo è il terzo problema, che io non lo so. Io ho dato un'idea, ma forse questo è il talk in cui io mi sento più di non sapere cosa sto parlando, in senso buono, è un'area da esplorare, ma cominciamo con calma. Se cercate il mio nome su Google trovate questi dipinti bellissimi, non li ho fatti io, però è sempre bello sapere che appaiono. Poi io in realtà sono un game designer, ho fatto principalmente questi due giochi. Uno si chiama Fruit, un gioco per Kinect, un puzzle game basato su usare la silhouette del giocatore, ed è un gioco pensato per usare il movimento e far conoscere il corpo alle persone a cui giocano. Spesso non ci ritroviamo su un piede con due braccia così, quindi non conosciamo certi movimenti del nostro corpo. E l'altro gioco che si chiama Last Day of June, che è un gioco sul lutto, che è un gioco che parla di emozioni particolari. Nessuno di questi due giochi è italiano, cioè, o meglio, io sono italiano. Però il primo gioco è ambientato in un tempio 2D e il secondo gioco in un villaggio inglese. E non me ne ero mai accorto in realtà prima di fare questo talk, perché fondamentalmente io sono anche italiano, non ho idea di chi siano queste persone, però mi faceva ridere l'immagine. E quindi la prima parte del talk è che cosa ha sempre significato per me essere italiano da quando sono nato. E generalmente vergogna, nel senso, volevo far vedere questo clip, però non so se ho audio. Lei avrebbe meritato un 28, un 29. Ho messo 30 perché ho pagato quello che chiamo il quoziente di simpatia. Poca cosa. Ma quanto basta per farmi arrivare al 30? Qualcuno prova ad eccepire su questo mio quoziente di simpatia, ma io credo che la simpatia, nel senso greco del termine, sia un pasein, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, molto importante per un medico. Ad altri applico invece il quoziente di antipatia, cioè tolgo da quello. Avrei dovuto trimmare tre punti. Vabbè, lo vediamo. È la cosa peggiore per un medico. Lei è meritevole comunque, complimenti. Ma non si monti la testa. Ha ancora due esami da fare con me e sono sempre in tempo a farlo a pezzi. Quello che sono amici suoi si porta dietro la carta. No, è che siccome dovevamo partire, no, allora sono venuti... Sono nel mio corso. Non me ne ricordo. Carlo fa economia e invece Berto studia filosofia. Non mi racconti le loro biografie, ma basta sapere soltanto che elementi simili andranno a far danno altrove. Economia, filosofia, andiamo bene. Lei promette bene, le dicevo. Io probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione? Ma... E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare, chirurgo? Non lo so, non ho ancora deciso. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere.
un posto bello e inutile, destinato a morire. Cioè, secondo lei tra poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri, diretta alla via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Io, caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere. L'immagine che avevo dell'Italia era... Qua questo è mio padre, aspetta, ci arriviamo dopo. L'immagine che avevo dell'Italia era un po' questa, di un paese in cui non c'era speranza, cioè di un paese senza futuro. E questo mio padre davanti a Fulnuccio, non sapevo sarebbe stato registrato, però spesso... vedendo anche nella carriera dei miei genitori determinate difficoltà, o essendo stato cresciuto, forse perché generalmente le tendenze politiche dei miei genitori erano in accordo con il governo corrente, non lo so, ma generalmente mi veniva continuamente ripetuto che non ci sono lavori, non c'è futuro, non c'è speranza, non c'è nulla, è tutto corrotto, niente funziona, non esiste la meritocrazia. E non so se voi avete un'esperienza simile alla vostra crescita, o se vi è stato detto che l'Italia era un paese meraviglioso che avrebbe dato grandi successi, ma fin da piccolo mi è stato quasi inculcato questa cosa. Non sto dicendo che sia stata una cosa negativa o voluta da loro, ma è successo, e da molte altre persone intorno a me. E dall'altro lato avevo mia nonna, che vive in Italia, ma mi raccontava di questi suoi viaggi all'estero. Mia nonna è una figura molto particolare. Il suo lavoro era quello di una cacciatrice di storie. Lei andava, viaggiava in piccoli paesi in giro per il mondo e parlava con le persone di storie di folklore o di scrittori, e non c'era internet, quindi ovviamente non era così semplice trovare queste cose, e le portava in Italia. Le faceva tradurre e le pubblicava. Pippi Calzelunghi è stato portato in Italia da mia nonna, per esempio. Quindi immaginate, da un lato un'immagine, non voglio dire che i miei genitori sono negativi, questo verrà tagliato nel video, spero, però un'immagine di non c'è futuro in questo paese, dall'altro un'immagine dell'avventura, la creatività e l'arte che aspetta fuori. E non è, quindi, cioè, il sentimento era nulla può crescere qua, no? Ovvio che ci sono sempre state cose positive, ma generalmente quando pensavo a che cosa significa essere italiano, pensavo alla maleducazione, la mancanza di prospettive, no? E non aiuta che l'alternativa spesso sembrava quella di gruppi fascisti, di persone che amavano il paese non perché c'era motivo, ma perché quello era il loro codice di vita. Mio cugino, taglieremo anche questo, spero, è convinto che la terra sia cava e che dentro la terra vivano degli alieni che ci hanno creato 5.000 anni fa, ed è anche convinto che, e questa è una cosa estremamente triste, ma che diverse etnie di persone sono il risultato di diversi esperimenti che sono man mano migliorati. E ovviamente è un pensiero folle, no? Però io da un lato c'ho in campagna questa persona estremamente fascista, e quindi ho sempre pensato, non posso essere italiano, non mi sento italiano, quindi che cosa posso essere, no? Devo essere qualcosa di diverso. Non lo so che cosa era, però pensavo europeo, forse. E la prima parte di questo talk, la parte che volevo fare, che era un po' una roba inspirational, tipo, ecco come non essere italiani, era tutte le cose che io penso di aver ottenuto pensando a me stesso come qualcosa di grande, no? Non solo italiano. Ho sempre... c'è un altro video bellissimo. Stai facendo male, adesso, vero? Sì. Però aspetta, posso dire una cosa proprio che rimane tra di noi? Insomma, io ho la sensazione che ultimamente Shakespeare sia un po' troppo, come dire, un po' troppo italiano. Non so se... Ero diventato praticamente Stanislaw Rochelle, no? E spesso mi chiedevo, e questo è un esempio importante che ritornerà, se nella nostra cultura c'è il cibo e il caffè sono così importanti, perché i brand più importanti di pizza e di caffè nel mondo non sono italiani? Cioè, perché non siamo stati noi a esportare questa cosa? Perché c'è Domino's e c'è Starbucks? Evidentemente la mentalità italiana è di pensare in piccolo, di pensare in chiuso. E adesso arriverò poi a disfarre questo pensiero, ma è sempre stato questa la mia idea.
noi non pensiamo a quello che facciamo come qualcosa di internazionale, ma qualcosa che facciamo solo qua. Io ho studiato in Olanda e quando ero in Olanda dicevo sempre ai miei genitori: quando sono in Olanda mi sento in Europa, quando sono in Italia mi sento in Italia. E quindi la cosa che però mi ha veramente fatto impazzire è che c'è un intero mondo là fuori, no? di paesi da esplorare, di cose da ottenere per noi, che non facciamo spesso e volentieri. E quindi questa è la parte del talk che è più tipo pro tip per gli studenti, che trovo un po' meno interessante, ma la faremo comunque. Abbiamo un passaporto, che è la nostra arma più forte. Forse appunto per il fatto che non mi sentivo italiano, l'ho sfruttato molto, e si può essere sfruttato da chiunque per studiare. Io ho studiato in Olanda game design, in università, che mi ha consentito di connettermi con realtà indipendenti e creative che mai probabilmente avrei conosciuto se fossi rimasto a Roma. E soprattutto spesso quando parlo dei costi la gente impazzisce, perché lo YED costa 15.000 euro, l'università mia che ho fatto costava 1.700, e soprattutto se io fossi andato in Danimarca sarebbe costato meno 7.000 euro, perché ti pagano per studiare. E la cosa pazzesca per me era quando lo dicevo alle persone, le persone non lo sapevano. Non era una scelta concia di decidere di rimanere in Italia, era non ne avevano idea. In più, questo grafico è interessante perché mostra la quantità di persone che studiano in Italia, scusate, immigrati e emigrati che studiano. In Italia abbiamo praticamente nessuno che viene a studiare e un sacco di gente che se ne va. In ogni caso, un'altra cosa importante per me sono gli eventi, tipo Amaze, Indicate, Playful Arts, quelli che volete. E ovviamente ho messo Game Happens perché è un po' speciale, anche se a Genova. Però agli eventi ovviamente uno può conoscere persone indie che mai avrebbe conosciuto, può essere ispirato da tipologie di giochi diversi. Adesso ci arriverò, in Italia spesso e volentieri, a parte pochi esempi, non abbiamo un vero stile, no? Quello che facciamo è un po' ripetere quello che fanno gli altri, ma vedere i giochi olandesi, vedere i giochi francesi mi ha veramente aperto la mente a quanto persone diverse potevano creare giochi diversi invece di continuare a fare le stesse cose. In più, premi, abbiamo accesso, questo non è per, vabbè, mi vergogno un po', però questo è Amaze, un festival di Berlino dove Fru ha vinto un premio, cosa che mi ha portato a conoscere delle persone interessantissime. Mai avrei mandato il gioco ad Amaze se mi fossi sentito solo italiano. Voi non avete idea di quante volte incontro studenti che mandano il gioco alla Milan Games Week e pensano di essere arrivati. Cioè, basta, questo è, non esiste nient'altro. Mentre abbiamo questa enorme arma nel nostro passaporto che ci consente di girare e conoscere persone, di essere ispirati. Questo team bellissimo di idioti era il team dietro al nostro gioco e tutte persone che ho conosciuto in Olanda e non avrei potuto conoscere altrimenti. Questo è il primo prototipo del gioco in cui pensavo di fare un gioco in cui c'era una farfalla, il mio nuovo controllavo. Vabbè, non è così importante. Però, in ogni caso, il problema era che quando chiedevo alle persone perché non facevano nessuna di queste cose, mi dicevano che non avevano idea che potessero farlo. Quindi era come, questo è un po' forte le parole, però era come se dovessi, sentissi, cazzo, l'essere italiano è una malattia che ti mette questa visione, te la blocca e ti impedisce di vedere oltre, di vedere altre cose che esistono. Ma ho avuto un'epifania, un'idea, un momento in cui, non è stato un momento, è stato un processo graduale in cui mi sono reso conto che non è esattamente così. Ovvero, ero a Game Over 2016, è un evento milanese in cui mostravano giochi indipendenti, a cavallo, e un amico mio inglese mi ha chiesto dove sono i giochi italiani. E ho detto, scusa, ma sono tutti italiani. E ho detto, però non mi sembra italiano, cioè it doesn't feel Italian, cioè in che modo lo percepisco come italiano. E questo mi ha portato nei mesi a pensare, ok, quindi forse essere italiano non vuol dire solamente l'ispirazione e mancanza di futuro, ma forse c'è qualcosa di diverso che dà il feeling di qualcosa fatto in Italia, di qualcosa che è nato qua. E questa è la parte della presentazione in cui non ho grandi risposte, quindi vorrei più che partisse una discussione e che sentissi voi. Però ho una mia idea, che è estremamente limitata ed estremamente specifica. Ma prendiamo per esempio Wheels of Aelia, un gioco di Claudia e di Santa Ragione, Weir Muesli, che è un gioco sull'Italia degli anni 70, fine anni 70, che è chiaramente italiano. Ma cosa lo rende italiano? Cos'è questo film italiano? È il soggetto? È il fatto che è ambientato in Italia? Probabilmente
aiuta, ma non è solo quello, no? Perché Assassin's Creed è ambientato in Italia, ma non ha un film gioco italiano, cioè non sento che ha le sensibilità italiane. Ma quali sono queste sensibilità italiane? Bella domanda, nel senso, io ho cominciato a guardare altri media per pensare a quello per me, quello che io sento italiano. Potreste dirmi che forse quello che stai italiano adesso è la Dark Polo Gang, però ho pensato a quello che io percepisco come essere sensibilità italiana. E ho pensato a De André, ho pensato a Battisti, e ho pensato alle loro canzoni. E poi ho sentito canzoni americane di quello stesso periodo, e le canzoni italiane si focalizzano sulle persone, cioè sui legami di un piccolo nucleo di persone. Tipo, se parli di una bottiglia, non è il ruolo della bottiglia, ma come questa bottiglia ha fatto conoscere due persone. Che significato ha in un piccolo contesto? Se guardiamo i film neorealisti, per esempio, una cosa assurda è che sono lentissimi e che i camera cut sono molto lontani l'uno dall'altro. Quando fanno uno shot di una persona, cioè il protagonista, scusate, quando la camera sta usando il protagonista a un certo punto se ne va, non è che tagliano, rimangono là, perché c'è tutt'altra gente da mostrare. E spesso sono famiglie, sono comitive che viaggiano, sono gruppi religiosi. Cioè, la cosa veramente interessante non è italiano perché sono vestiti male in bianco e nero, no? È italiano perché parla delle persone, parla dei piccoli gruppi. E se guardiamo anche i giochi dei Muesli, ma possibile dei Muesli da fastidio? Dei Weird Muesli? Dillo come vuoi. Ok, dei Weird Muesli. Claudia mi ha detto ieri, per esempio, noi siamo ossessionati con le facce. Io non penso sia un caso rispetto a questo discorso, che anche quando nei loro giochi raccontano i fatti storici, la prospettiva è sempre quella delle persone, di un gruppo di persone, no? Di come una piccola comunità o una singola persona reagisce. Quindi voglio tornare alla mia domanda di prima, sono stato straveloce, stracorto, ma vorrei che mi aiutaste anche voi. Perché questi non sono italiani? Inizialmente ho pensato, perché pensiamo troppo in piccolo? Ma questa è una buona cosa, perché noi non pensiamo in piccolo perché non abbiamo ambizioni o non esplodiamo in gigantesche conquiste del mondo, ma perché per noi queste cose non sono business o entrepreneur growth, ma sono comunità. E ho pensato alla mia pizzeria sotto casa, che all'osteria di Settimio, che esiste da anni per servire le famiglie di Monteverde, del quartiere di Roma. O il caffè Lord Moon, che è il mio caffè di quartiere, è sporco, fa schifo, però è il mio caffè di quartiere. Nel senso, nessuna di queste persone vuole espandere, non perché non ha l'ambizione, cioè sì, non ce l'ha, ma perché non è quello il punto, no? Il punto è creare piccoli gruppi e comunità. Quindi io sono arrivato a questa mia risposta. Per me i giochi italiani sono i giochi che parlano di famiglia, sono giochi che parlano di comunità e sono giochi che parlano di persone. Come i giochi dei Muesli. E il mio obiettivo d'ora in avanti è cercare di non vedere il mio paese come un mucchio di macerie, ma cercarlo di vedere come le tante piccole relazioni fra le persone e le mie. E cercare di vedere se posso creare giochi che parlano di questa cosa. Cos'è italiano per voi? Questo è il momento in cui io prenderò delle persone a caso e glielo chiedo. Mentre quando gli insegnanti non hanno avuto tempo di parlare a lezione, quindi dicono, tu cosa ne pensi? Sarà così. Nel senso, vorrei cominciare da Dario, perché facendo la presentazione, Dario è scappato a Colonia, adesso è tornato a Milano. Forse ritornerà a Colonia. Forse ritorni a Colonia, e mentre faceva la presentazione Dario ha detto, secondo me non esiste il gioco italiano, secondo me è una cazzata. Quindi volevo sentire da Dario perché secondo te questa cosa non ha senso. No, allora voglio dire una cosa che va un po' contro quello che ti ho detto prima. Cioè, una volta mi sono chiesto se mi chiedessero, vivendo mentre vivo a Colonia, se mi dovessero chiedere, perché gestivo il cinefondo dell'università, quale potrebbe essere un buon film per spiegare la cultura italiana, non tramite stereotipi, ma quella vera, comunque quella che io percepisco di più vera. No. No. Il film che ho pensato io dopo un po' è stato Amici miei, che è un po' diverso dalla famiglia. Perché però in generale c'è un filone sia un po' letterario che cinematografico, in cui c'è sempre, e secondo me è anche una cosa molto culturale, in cui c'è sempre una certa alternanza tra
ha una certa malinconia e il volerci scherzare sopra in qualche modo, che secondo me è ben rappresentato da Amici miei, in cui tu comunque hai il serio, il facciato, cioè alla fine questi tizi non hanno niente da fare, si mettono a fare gli scherzi, però cioè, hanno un sacco di problemi, loro poi loro un po' scappano dalle loro responsabilità, almeno alcuni dei protagonisti. E secondo me questa è una cosa che rappresenta un po' la cultura italiana, per certi aspetti. D'altro canto però... Cioè, tu dici, scusa, una situazione di disagio e l'accettarla con quasi con... Cioè un po' scappi, però un po' anche l'accetti con ironia. Con ironia. Sì. E però... In che modo è diverso tipo dallo humor britannico che per quello là è più tipo self-deprecating, cioè tipo la mia vita fa schifo e continua a fare schifo. Sì, l'italiano è tipo la mia vita fa schifo, cioè... sì, sì, okay. È detto bene, un po'. E stavi dicendo, scusa. Però nel senso, per esempio con i giochi francesi, no? A volte io lo scopro molto dopo che un gioco, poi giocato è francese, cioè secondo me non si capisce. E secondo me... O tu fai un gioco con l'intento di trarre qualcosa dalla tua cultura, come Wheels of Aurelia, in cui comunque uno degli scopi del gioco è parlare della cultura italiana, di cosa succede negli anni 70 in Italia. Però in generale, io parlo come trend generale, secondo me non c'è un gioco italiano. Non esiste un'estetica italiana. No, c'è solo se tu vuoi averla. E lì tu hai un bacino incredibile da cui prendere, no? Puoi prendere film, neorealismo, tutto quello che vuoi. Però è una cosa, cioè deve essere una cosa che tu vuoi, decidi consciamente di fare. Cioè, secondo me a livello inconscio, a livello di produzione generale, non c'è, ma non c'è per nessuna nazione, non è che non c'è per l'Italia. Cioè, qual è il gioco tedesco? Ok, c'è un sacco di simulatori, però cioè, al massimo quello che tu puoi avere è un tipo di genere che vende di più in un paese rispetto che in un altro. Però non è la stessa cosa di dire che c'è un gioco tedesco o un gioco italiano o francese o spagnolo. Secondo me non si nota tanto. E tu non pensi che per esempio la presenza massiccia dei simulatori in Germania non si dica qualcosa sul modo in cui loro sono? Cioè, quello sì. Il fatto che un gioco venda tanto non vuol dire che non ci sia dietro un pensiero, cioè, o perlomeno che non esprima quello che tutte queste persone pensano. Non si rendono conto di farlo, ovviamente. Però tipo in Francia dici non c'è un gioco francese, ma l'80% dei giochi francesi è con gli acquerelli. Cioè non è un caso di una nazione che è stra romantica, in cui se guardi i loro fumetti, specialmente qualche anno fa, sono tutti, non hanno linee molto forti, sono tutti un po' smussati, cioè hanno questi colori sognanti. A me sembra che inconsciamente succeda. Però volevo sentire Marina, siccome ti hai parlato di culture, se tu pensi che ci sono, se questa cosa è possibile, un'estetica italiana esiste. Io sono assolutamente fiduciosa che possa esistere, che esista in qualcosa, che possa esistere, che spesso, come dici tu, chi sviluppa giochi in Italia non vuole essere italiano, quindi c'è proprio, secondo me c'è proprio un grande rifiuto nel voler replicare quello che si vede all'estero e che è più omogeneo, quindi che non ha alcuna identità e che può essere appiccicato a qualsiasi cultura, semplicemente perché quando è omogeneo tu abbassi il livello, quindi se piace a tutti e se tutti si identificano è perché non è abbastanza caratterizzato, non c'è abbastanza racconto dietro, non c'è abbastanza probabilmente ricerca dal punto di vista di contenuto culturale o di contenuto autoriale. E quindi secondo me c'è proprio soprattutto soprattutto chi comincia ha proprio una visione secondo me orientata a faccio qualcosa come ho visto e come è anche molto astratto da un certo punto di vista, no? Ma se pensiamo, cioè ci sono queste cose tipo, abbiamo prima citato Astu, Monument Valley dal punto di vista culturale è zero, non c'è niente dietro. E solo perché dal punto di vista di design, di level design, di mondo è interessante ed è assolutamente groundbreaking, ci si ferma lì e quindi si dice, ok, quello va bene, è interessante ed è innovativo per quello, tipo lì, ma non si guarda. E secondo me è proprio quello, no? Il fermarsi a guardare come funziona a livello di meccanica e basta, e
dove non hai una corrispettivo, un corrispettivo con il contenuto culturale, la storia. Però io, secondo me il problema attuale è che siamo molto giovani, sia in generale come mezzo di comunicazione, ma soprattutto in Italia. Quello che secondo me un'estetica italiana c'è, ma non è ancora emersa. Quello che io mi domando è se è un problema culturale, cioè appunto quanti creatori come me guardano fuori invece di guardare dentro, cosa che io voglio cercare di identificare, o se è un problema dell'industria, che non li sappiamo fare dei giochi ancora, cioè non siamo abbastanza stabili, non ci sono sviluppatori di successo o abbastanza lavori per creare un ambiente in cui, cioè magari prima si parte con lo sparatutto uguale a quello americano e dopo si arriva alla cultura. Non lo so. Anche il network, secondo me, anche a livello di network italiano nazionale, secondo me c'è pochissimo supporto da questo punto di vista. Io so che per esempio in Olanda c'è il Dutch Game Garden, che è un'associazione che dà uffici a basso costo agli sviluppatori olandesi, li mette tutti assieme, quindi è un edificio pieno di sviluppatori olandesi. Per forza di cose c'è contaminazione fra i loro stili e quello che stanno facendo. Ovviamente non sono giochi sui mulini a vento, però lo vedi quando un gioco è olandese. Matteo, tu cosa ne pensi? Ah, io sposterei il problema dal punto di vista storico, cioè la Francia è una nazione più o meno del 1400, anche in senso quasi politico, la Germania è stata una nazione molto prima di essere unificata a livello politico, ma comunque aveva questo sentimento nazionale, in qualche maniera si sentiva, uso nazione nel senso ottocentesco del termine, quindi perdonerete il fatto che effettivamente è sempre una forzatura applicarlo in qualsiasi momento della storia. L'Italia ha avuto un'unità linguistica che sostanzialmente si limitava a un'elite della sua intelligenza dal 1300, è rimasta unita linguisticamente basta fino al 1800, quando viene unita, e questo ovviamente è una questione che ci portiamo dietro quando si pensa a cos'è il videogioco italiano, nel senso che noi per esempio parliamo e riusciamo a definire con molta precisione cos'è il teatro napoletano. È molto più complicato definire cosa sia il teatro italiano, nel senso, non capitemi male perché si parla campionamente di teatro italiano, però non è mai stato un teatro di tutta la nazione italiana. Quando si parla di teatro italiano noi in realtà intendiamo un certo tipo di teatro ottocentesco sostanzialmente legato al nord Italia, per esempio, che è diverso dal teatro napoletano, ha tutta un'altra tradizione. Quindi, secondo me, c'è anche un discorso di non... è stata un'unità molto, molto patita, è stata un'unità velocemente interrotta, che è finita sostanzialmente, si è conclusa sostanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo fatto parte della Seconda Guerra Mondiale non uniti, se vogliamo semplificare un po' la questione della guerra civile o di quello che è la guerra, come si voglia porre dal punto di vista di interpretazione storiografica. E quindi effettivamente ci sono delle complicazioni che nascono dal fatto che nessun altro media italiano è effettivamente italiano. Abbiamo avuto magari dei singoli periodi, abbiamo, per esempio nella musica, una cosa che viene spesso sottovalutato, noi a livello mondiale abbiamo lasciato un fortissimo segno nella musica che oggi viene riscoperto di continuo, per esempio Tornai Prei di Arcane, a un certo punto esce fuori dentro il disco della colonna sonora, perché è stato il nostro forte segno che l'Italia ha lasciato a livello mondiale nella musica e l'italo disco, che in realtà è quella un'espressione di una zona e di un momento preciso della storia italiana che per esempio non riguarda per niente altre parti geografiche del paese. Quindi io lo metterei più insieme a... tu hai identificato delle cose molto forti che sono per esempio di André, però potrei obiettarti, De André fa parte di una scuola genovese e comunque in quella scuola genovese De André, questa vabbè però è una banalità, porta fuori delle forti influenze francesi, è una banalità nel senso nessuno vive isolato rispetto a un contesto artistico nazionale, internazionale, locale, però è un neorealismo che nella forma in cui il neorealismo esiste è un momento precisissimo di autori precisissimi, un momento preciso. Poi il neorealismo diventa altre cose, se prendi il Tardoni è un realismo magico, e come fai, prendi cantando dietro i paraventi di Olmi, lo metti accanto al neorealismo e improvvisamente non è più esattamente le stesse caratteristiche né narrative, né figurative, né messe in scena. Quindi la domanda
essere effettivamente in confronto alla chanson française, cioè ha questa possibilità che abbiamo di identificare un filone nazionale francese molto forte, anche lì naturalmente con delle semplificazioni. Io mi chiedo quanto fortemente possiamo identificare certi fenomeni in Italia, o quanto in realtà noi, come se noi ci rapportiamo a questi fenomeni italiani. Cioè, se il fenomeno italiano musicalmente più riconosciuto all'estero è l'Italo disco, perché tu riconosci De André, capito? Se avessi il discorso, mentre la canzone francese è tuttora un genere influente, che per esempio, cioè, è ancora possibile sentire l'influenza della canzone francese in una cantatrice pop attuale francese come Claude Pirat, e poi quando Claude Pirat fa la colonna sonora di Shadow Light di Ubisoft, ecco che ritorna la canzone francese in un videogioco di Ubisoft. E bisogna capire anche noi come ci rapportiamo a questa identità, cosa noi sentiamo italiano, perché appunto che se chiede a persone di qua siamo alla fine, cioè, che tendiamo a essere molto molto segnati dall'identità anche del nord Italia, un certo cinema romano, una certa televisione milanese, però in realtà l'espressione è molto ricca e secondo me è difficile dare una lettura unificata in generale nella storia della letteratura, della musica, del cinema italiano. Immagino che ci siano delle difficoltà a dare una lettura unificata sempre, non serve una semplificazione, però è interessante quello che dici, che le nostre differenze magari sono molto forti o più forti, non lo so. Volevo parlare a livello di cinema, Michele, per magari. Quando io sono andato, quando io dall'estero mi parlano di cinema, mi parlano di Garrone e di Sorrentino come se fossero tutt'uno. Cioè, loro percepiscono il nostro linguaggio cinematografico come qualcosa di continuato, cioè fra loro due non c'è, cioè, differenza, ma non è così forte. Forse è più facile vedere la nostra unità fuori che vederla da dentro, ma secondo te a livello cinematografico abbiamo oggi un'estetica italiana? Ma guarda, domandissima, nel senso che poi è lo specchio il cuore. Il cuore di tutta la riflessione. Ti posso dire, prima raccontavo prima Mario Petillo il tema del Totò, e siamo cascati proprio sul cinema e su come effettivamente spesso succede che noi ci guardiamo, cioè ci proponiamo guardandoci come ci vedono gli altri, e quindi alla fine il paragone che è avvenuto, così, che è uscito in questa breve conversazione post-prandiale, è stato tra film di genere accessibili. Abbiamo preso Il ragazzo invisibile, lo chiamavano Gigrobò, dove Il ragazzo invisibile è un film italiano che però non si sente come italiano, assolutamente. È un film italiano che cerca di fare l'americano, di apparire italiano agli americani, in un certo senso. Mentre invece Gigrobò è un film che parla dell'Italia attraverso un genere che è propriamente americano, e riesce bene. Diciamo che secondo me, io non ho mai, prima di questi giorni, non avevo mai focalizzato, e ti ringrazio per questo, non ho mai focalizzato questo problema, l'avevo sempre vissuto in negativo, nel senso che mi giravano un pochino le balle quando vedevo che noi stessi ci andavamo a proporre in ambito spesso anche proprio di industria, in ambito di settore videoludico, ci andiamo a proporre come pizza, mandolino, e stereotipo che secondo me non lo so, sentivo un fastidio di qualche tipo, non mi ci sentivo. Però dall'altra parte non mi ero mai interrogato su ma allora che cosa siamo. Pensandoci in questi giorni, io sento di condividere tantissimo un senso che c'è qualcosa di più e che va ricercato. Cosa esattamente sia, forse siamo giovani appunto come due, per me è giovane anche la riflessione, nel senso che non sono preparatissimo, non è che c'ho una risposta. Penso nessuno di noi ce l'ha. Sul cinema secondo me si vede meglio. Quello che ha detto Dario prima è interessantissimo, effettivamente, che poi Amici miei è uno dei miei film preferiti, i primi due, diciamo, e effettivamente
mi ha dato una chiave interpretativa del perché suona, si vede anzi, più che suona, così autentico, perché effettivamente prende un modo di fare, una mentalità, un approccio ai problemi che non li elimina, ci sono, un po' ne scappa, però non diventa macchietta, non è un cartonato. Questo secondo me, almeno nel racconto cinematografico, ci chiappa parecchio. Come questo possa essere tradotto in un videogioco la vedo complicata in questo momento, non lo so. Sicuramente qualche tentativo è stato fatto, ma si va sempre, cioè, sul parodistico, sul macchiettismo, si va sul cinepanettone del videogioco, almeno quel poco che si vede come gioco italiano di genere squisito, che c'è solo qui. Io ho visto soltanto appunto parodie, che ci sta. A parte We Are Music. Ci sta benissimo. No, We Are Music è un caso a sé, che invece coglie benissimo, e ci arrivavo dopo, questo di più che però è fatto di una pluralità di tante cose, che bisogna essere probabilmente veramente autori per riuscire a connettere in un prodotto unico e che poi lo consegni questa sensazione. Quindi, diciamo, lato cinematografico, poi ovviamente possiamo citare quello che hai detto tu, no? Garrone e Sorrentino, visti come la stessa cosa, per noi è, no, cioè proprio non esiste. Però da fuori sono entrambi, come hai detto tu, come hai detto Dario, melancolici, entrambi sulle relazioni estremamente disfunzionali. Forse potrebbe essere una melancolica accettazione del reale delle persone che abbiamo intorno, forse è lo stile italiano, non lo so. Dimmi, scusa, non te volevo interrompere. No, ma non era un pensiero così che fluttua, non è che va a parare da qualche parte. Effettivamente è un come ti posso dire, è un sintomo del fatto che noi contemporaneamente non ci guardiamo qui, che forse poi appunto abbiamo parlato anche prima Claudia, no? Ma anche Maddalena, di andare verso un as più che una singolarità, che poi ritorna ed è nella relazione delle persone, forse una specificità, la community che citavi anche tu. E però andiamo a vedere più come ci vedono dall'altra parte ci vedono come un magma superficiale unico, e però poi dopo ci raccontiamo come quel magma lì, senza guardare che cosa abbiamo qua. Quindi non mi ha interrotto, certo. In realtà qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altrimenti andiamo in chiusura, no? Io solo una cosa, che secondo me c'è anche il discorso di rifiuto della cultura in senso proprio ampio, mm-hmm. E quindi di pensare ai giochi come qualcosa di opposto a tutto ciò che è culturale, mm-hmm. E quindi non avere nessun interesse, non avere nessuna scintilla nel voler includere qualcosa che appunto è culturale in senso molto ampio all'interno di un videogioco, perché è visto proprio come altro. Quindi collegandomi anche alla presentazione di Claudia, come loro fanno ponte tra le due cose, un punto che è molto forte, soprattutto tra chi inizia in Italia, è andare contro, cioè tutto quello che è cultura e noia di videogioco deve essere qualcosa di altro. Questo è vero, però è anche vero che per fare un videogioco italiano non dobbiamo per forza fare un videogioco sulla nonnina del caffè tutto sotto casa. Questo è Shadow of Light, no? Ed è fondamentalmente un videogioco tradizionale, è un RPG, deve salvare il regno e adesso non mi ricordo esattamente, però col combattimento, un combat system, però è francese, cioè nel suo essere dreamy, sognatore, nel suo essere romantico, magari Dario non sarà d'accordo, però nel come poi magari si sente il suono ancora di più, però cioè per essere italiani, quello che cercavo forse fallendo di dire è che penso che ci sia un gusto dell'essere italiano, del vedere le cose. E penso che questo gusto nasca dal vedere le cose nel modo in cui connettono piccole comunità assieme. Quindi anche se farò un RPG alla Final Fantasy nel futuro, proverò a pensare a come i protagonisti di questo gioco hanno delle relazioni peculiari, dove non mostrare solamente il bello, ma anche, come dicevi tu,
quello che non funziona, ma che va bene. Magari lascerò che scherzino fra loro dei loro problemi senza mai veramente risolverli. Non lo so, non ho una risposta. Però non penso necessariamente che dobbiamo... Il talk di Claudio era bellissimo, penso che fare giochi su cultura sia importantissimo. Ma non è l'unica strada per essere italiani. Non ho la risposta, ma ci deve essere. Cioè, un gusto, un'estetica, un'idea di... Perché non c'è il cheddar light? Come sarebbe il cheddar light italiano? E non dite pizza, mandolino. Cioè, deve essere da qualche parte nella mente di qualcuno un'immagine di un gioco di ruolo italiano. E io mi rifiuto di credere che non esista. E questo, io speravo con questo piccolo talk semplicemente di magari accendere una fiamma. Ma nel prossimo progetto pensare, ma cosa lo rende mio? Cosa lo rende italiano? Il signore di te vuole dire qualcosa, ragazzo, tu vuoi dire sì. Qualcosa? No, sto pensando a un punto, io parlo un po' all'esterno, quindi non sono molto dentro queste cose, però si faceva molto un discorso sul ambito cinematografico, però cosa ci rappresenta esteticamente come italiani, certo, in quell'ambito specifico. Però mi chiedo, se si ponesse anche la stessa domanda a livello letterario, a livello proprio di mito, cioè viene a pensare, prendo un gioco nordico si rifà a mitologia nordica, prendo un gioco tedesco, cosa si rifà a cavalieri, prendo un gioco americano, cosa si rifà a soldati che sparano a destra e a sinistra, sarebbe sì. Molto confuso. Allora, mito. Però poi prendo un gioco italiano, la prima cosa che viene a pensare francamente è una chiesa. Io mi ricordo che avevo visto un gioco online che si chiamava Rei Bibbia. Sì. Effettivamente Rei Bibbia è un gioco italiano. Particolare, perché introduce delle meccaniche, diciamo, nuove, anche se non... Vabbè, cosa è nuovo poi sarebbe un altro discorso. Però, cioè, mi sembrava un gioco italiano, ma perché ci stava la chiesa di mezzo? Cioè, noi cosa possiamo definire quindi quanto proprio? Perché se si vede dall'ambito politico, se si vede dall'ambito culturale, un po' come ha detto anche la persona alla mia destra, cioè c'è un'enorme spaccatura, ma non solo regionalmente, anche temporalmente. Cioè, perché noi abbiamo una parte della storia che non siamo proprio orgogliosi di mostrare a destra e a sinistra, un po' come i tedeschi. Oppure i tedeschi la mostrano a destra e a sinistra solo nel momento in cui diventano i cattivi. Cioè, è anche poi un fatto, quanto c'è poi di cultura di videogame all'interno dell'Italia stessa? Perché se io parlo con delle persone normali, la prima cosa che mi dicono è FIFA. Vabbè, però quello anche nei film, hai chi vede solo film Marvel e non che sia niente di male. E ma quando certo, guarda un film sorrentino di no, però era più una domanda di rapporto di causalità, ovvero ci sono pochi eventi perché c'è poco interesse o c'è poco interesse perché ci sono pochi eventi? Questo è un problema importante, ma forse non è necessariamente nel... Cioè, hai ragione, è un problema. Cioè, tu dici, magari la cultura italiana non si esprime perché non ci sono abbastanza persone che contribuiscono a questo medium. Anche quello, ma anche perché essendoci meno persone, ci sono meno elementi con cui lavorare. Perché in un certo senso si riprende da dove uno è finito o da dove uno sta partendo, si rielabora e si rifà qualcosa di proprio, che può ispirare a sua volta. Ha senso, cioè tu dici non c'è abbastanza sottobosco o legato italiani di videogioco italiano. Ha senso, mi piace molto anche il discorso della Chiesa. Io non è la prima cosa a cui penso, ma effettivamente è una qualcosa di importante per noi il sacro. La prima cosa che penso quando penso italiano, forse per come sono stato cresciuto, è un piccolo villaggio con l'anziano signore che si sveglia alle 6 del mattino e fa il pane e le strane dinamiche campagnole, però forse quello è il mio italiano. Interessante. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se no... Per esempio, di cose interessanti uscite ora. Blasphemous, sì. Non è interessante in sé, non è un topone, però Blasphemous, che è un Metroidvania Souls-like fortemente ispirato a Berserk di Miura, fondamentalmente, però è un gioco maledettamente spagnolo, cioè con questo senso di sofferenza attraverso la fede e redenzione attraverso la sofferenza. Tu l'hai trovato spagnolo? Stavi dicendo? L'ho trovato spagnolo. L'hai trovato molto spagnolo. Io... Un gioco di proprio religione cattolica, sì, sofferenza, sì. Patimento. Io lo aspettavo tanto, cioè, anche perché avevo amato i due The Last Door
Sì. E, diciamo, avevo grosse aspettative. E ho giocato soltanto il livello demo. E purtroppo è rappresentativo. E io me lo aspettavo, volevo questa sensazione di dolore europeo in qualche modo. Sì, sì, perché poi nelle immagini di preproduzione che circolavano era chiarissimo il tema ed era interessantissimo, però alla fine mi sono ritrovato, questa è la mia sensazione con questo demo, poi magari la release è abbastanza rappresentativa il demo. Alla fine mi sono trovato Metroidvania con un paio di meccaniche Souls-like. No, però l'ambientazione in sé si vede che l'ambientazione è fortemente caratterizzata. Però è come se ci avesse dato una sverniciata di sì, però come corone diceva, di spine e sangue. Però, cioè, però poi posso dire anche un livello minimo, diciamo, tipo Mattia. Cioè l'idea come sarebbe un gioco di ruolo che non sia solamente influenzato da Final Fantasy, ma anche dall'italianità, come sarebbe il Final Fantasy. Fare fantasy italiano, cioè in qualche maniera, non c'è doppiaggio italiano. Mi spiego ancora meglio con una cosa che stavo dicendo prima con Dario, che è interessantissima la prospettiva che poni, cioè di staccarci anche dal contenuto che può essere tema, veste grafica, quello che vuoi, e di cercare un approccio ai contenuti, che sia caratteristico di, in questo caso, di un popolo. Cioè, è quello forse che mi aspettavo un pochino di più da Blasphemous. Sì, tu è più una verniciata. Sì, esatto, più una cosa estetica. Rispetto a... Cioè, sì, se può esistere un gioco ambientato in Italia che ha un chiaro feeling americano, potrà esistere un gioco ambientato in America con un chiaro feeling italiano. Certamente. Cioè, quindi questa cosa deve essere possibile. Volevi dire qualcosa? Sì, tante cose sono state già dette. Quando è apparsa la faccia di Andrea ho pensato istantaneamente all'Italo Disco, l'ha già detto lui benissimo, perfetto, e tante altre, insomma. La cosa che mi rimane in mente, mi è venuta in mente mentre parlavi alla fine, è questa, cioè se dobbiamo pensare a queste caratteristiche, così l'italianità, che è un po' il discorso che... Sono anche un po' di disagio a fare, perché appunto stiamo su una linea di rasoio, cioè, che appunto, come si è già visto nel titolo, la marina all'aria lì porta anche in posti dove non vogliamo andare, quindi non vogliamo andare a poco. Ma a me sembra di poter dire anche che uno dei tratti che potrei definire dentro alla ricetta dell'italianità è scappare a tutti i costi dal conflitto. L'Italia è il paese democristiano, il paese dove sì, litighiamo, ma poi invece siamo tutti amici, dove stare fuori dal coro è la cosa più difficile che ti possa capitare. E a me sembra di vedere che i giochi italiani invece sono quelli che il conflitto ci vanno dentro. E a me questa cosa tra l'altro piace pure, perché magari gli diamo una girata a questo paese che ce l'ha bisogno, se lo facciamo con i videogiochi ancora meglio. Però, ecco, io... È interessante. Vedo questa cosa e mi sembrava interessante metterla sul tavolo. Mi piace che dici, quasi un po' mi sento in colpa a dire l'italianità. Non ci ho mai pensato, però parlando con voi, forse la vera arma contro l'ideologia nazista, cioè l'idea di essere, di amare l'Italia per l'Italia, è amare l'Italia per i motivi giusti. Cioè, invece cioè, non è abbastanza essere contro qualcuno, devi anche essere per qualcosa, no? Quindi magari il vero potere contro l'ideologia nazista, o quello che sia fascista, è scoprire che cosa c'è negli italiani e amarlo, e presentarlo nei nostri giochi, nei nostri scritti. Sto diventando un po' romantico, però capite quello che dico? Cioè, forse passiamo talmente tanto tempo a dire all'Italia che è schifo, che la lasciamo la rappresentazione di quello che c'è in italiano a queste persone, quando magari sta a noi fare un processo che ci fa capire quali sono i motivi giusti per apprezzare la nostra natura e le nostre radici. Non lo so, mi è venuta in mente questa cosa. Vabbè. Basta, qualcuno vuole aggiungere un'ultima cosa? Andiamo a casa? Grazie.